Per il paese, certo, è un bel recupero, perché questo dipinto, che ormai, di cui ormai si era quasi persa la memoria, è riemerso casualmente a Urbino, presso il restauratore Castellani, e ora torna qui ad Apecchio in maniera, come dire, del tutto fortuita anche per i cittadini. Solo pochi hanno testimoniato che effettivamente si trattava di un dipinto che ricordavano essere nella chiesa di Santa Maria della Cella, una chiesa che è un oratorio sostanzialmente, quindi una chiesina piccola, ecco, dove c'era questo bel dipinto appunto, ma la chiesa adesso è diroccata e quindi il dipinto è stato riposto qui nella parrocchiale, perché può essere così fruito dagli apechiesi in qualsiasi momento della settimana. Il suo valore è notevole, perché San Martino è una figura di santo dei primi secoli della Chiesa, nasce praticamente al tempo dell'imperatore Costantino e vive un po' tutto il IV secolo. Da un militare, tribuno militare, lui stesso diverrà militare, sentirà il contrasto tra l'essere cristiano, una volta convertitosi al cristianesimo, il contrasto tra l'essere cristiano e il dover fare il militare, il dover essere militare. Non è il tutta carità fin da subito, ma è il santo che diventa col tempo, diviene santo col tempo, matura questa sua santità gradualmente, piano piano, nel tempo. Qual è l'importanza di questo ritrovamento per la città di Apecchio e del quadro in sé? Beh, il quadro ha un valore intrinseco, perché è un'opera di pregio artistico, storico, culturale. Il suo valore, che sta più a cuore a me come sindaco, forse è il valore simbolico, il messaggio di San Martino, della sua generosità, della sua sensibilità verso il povero, verso l'ultimo. Quindi in questo momento penso che sia importante anche questo messaggio, quindi la sua collocazione all'interno del nostro santuario, nella parrocchia, nella piazza San Martino, penso che possa essere uno stimolo forte e concreto per gli apecchiesi. Questa indagine, nella sua parte conclusiva, è stata anche un'indagine breve, e diciamo il procedimento per quello che riguarda la Procura della Repubblica è chiuso, perché è stata richiesta l'archiviazione e siamo in attesa del provvedimento del giudice. E però è la coda di altre indagini che erano sempre state coordinate con il nucleo di tutela del patrimonio artistico, che avevano già portato ad un importante ritrovamento, e quindi sono quelle indagini che ti permettono di avere la soddisfazione veramente di recuperare cose che sembrano essere smarrite e magari sono anche state dimenticate per tanti anni o per tanti decenni, come in questo caso. Il giorno del patrono è tornato a giugno, l'abbiamo messo nel deposito sicurezza di Curia, ma mi ero impegnato pubblicamente a restituirlo al luogo giusto, e quindi questa parola è stata data, è stata mantenuta, e spero di mantenerle sempre queste parole date, perché l'arte serve perché il pubblico, soprattutto il cittadino, possa goderne nel territorio. Solo va in un museo provvisoriamente, oppure quando una chiesa è dismessa, quando non c'è la tutela, altrimenti l'arte serve a coltivare il bello, a coltivare la bellezza in genere, a coltivare lo spirito e anche, perché no, ad aiutare il culto religioso.